Io sono Bernardo da Tolosa e fui peccatore due volte, prima per la Romana Chiesa che mi accusò di eresia e poi per la mia Chiesa che mi condannò a vagare impuro per l'Eterno. La mia eresia fu quella di credere che la vita semplice, fatta di umiltà, di preghiera, di digiuno, fatta di esilio dai beni materiali e dalla carne, fosse la via per raggiungere la purezza. Ma per la Chiesa romana corrotta, simoniaca, che adorava la croce anziché odiarla perché strumento di tortura del Cristo, io fui un grande peccatore e meritai insieme ai miei fratelli il rogo. Già, i miei fratelli, che mentre salivano al cielo fra il fumo del rogo, mi vedevano rimanere imprigionato in questo corpo per l'eternità. Per secoli mi chiesi perché avessi meritato il castigo della carne e la sofferenza della materia, ma poi capii che quando giunsi in questo borgo, bagnato da acque cristalline e carezzato dai raggi del sole, non ci poteva che essere l'alito di Dio. Ma questa idea non era contemplata nel credo mio e dei miei fratelli. La materia è il male. Ed io non capivo, la meraviglia degli scorci, la perfezione dei luoghi, non poteva essere opera del male. Così, da 900 anni, il mio corpo dimora in questo luogo. Nessuno fa più caso a me, che ogni giorno cerco di raggiungere la purezza nei gesti e nella parola. Ma la mia mente continua a suggerirmi che questo borgo sia opera di Dio.